Nonostante la realizzazione di modelli che restano delle vere e proprie icone dell'automobilismo mondiale, per Lancia in quegli anni sono degli anni di una crisi incredibile, tanto che nel 1969 avviene l'ennesimo cambio di proprietà. Entra Fiat, ne acquisisce la maggioranza delle azioni e per Francesco De Virgilio sarà l'ennesima svolta. Pesenti, nonostante il suo impegno per continuare nella tradizione Lancia, o forse proprio per questo, alla fine dovette gettare la spugna perché i bilanci non erano soddisfacenti e non permettevano di continuare l'attività. Su questo voglio fare una valutazione personale. Pesenti scelse il professor Fessia come direttore tecnico. Professor Fessia morì nell'agosto del 68 e nell'ottobre del 69 Pesenti cedette la proprietà alla Fiat. Quindi, secondo me, con la scomparsa di Fessia, Pesenti decise di liberarsi del gravoso impegno di gestire la Lancia. È un'idea da sfatare, ma comunque penso che con Fessia la Lancia abbia continuato la sua strada nell'innovazione, cioè che le vetture devono essere acquistate dal cliente perché la macchina Lancia è più innovativa di altre. Dal punto di vista prettamente tecnico, penso che l'innovazione introdotta da Fessia siano state meno da brevetto, però comunque sempre la mentalità è sempre quella dell'innovazione, del progresso, di fare qualcosa di diverso dalle altre case automobilistiche. La Fiat acquistò la fabbrica, mi sembra per 1.000 lire, perché era gravata da molti debiti, e ovviamente diede vita a un nuovo corso nel quale però il controllo dell'ufficio centrale di progettazione Fiat era prevalente, quindi non si poteva fare alcunché di particolarmente diverso da quello che la Fiat approvava. In particolare, papà propose un motore per la nuova gamma di 6 cilindri a V di 120 gradi, di cui abbiamo anche un disegno del figurino con gli ingombri, ma la costruzione di un motore completamente nuovo, direi a ragione, non era giustificata probabilmente dalla speranza di produrre un numero adeguato di vetture della gamma, e quindi venne riutilizzato il motore a cilindri contrapposti che sostanzialmente era stato introdotto da Fessia. La Fiat anche ritenne inutile continuare la produzione dei veicoli industriali perché erano un doppione di quelli Fiat con produzioni molto limitate, e quindi anche lì era solo un impegno, e quindi l'ultima cosa che fece nostro padre per i veicoli industriali fu fare in modo che i motori Fiat potessero essere utilizzati come ricambi sugli Esagamma, perché comunque la fabbrica doveva garantire la disponibilità dei ricambi per un periodo abbastanza lungo, perché i veicoli industriali hanno lunghe vite operative, e non volevano altresì continuare a produrre il motore dell'Esagamma, che era molto costoso. Quindi venne chiuso, o meglio, l'ufficio di papà con i suoi disegnatori a questo punto era senza incarichi, e proprio in quel periodo Gobbato decise di lanciare la progettazione della nuova vettura per il rally, la Stratos, e quindi papà in questo periodo non aveva un incarico, e gli venne dato l'incarico di sviluppare la nuova vettura sulla base anche delle richieste del reparto corse, che ovviamente era quello destinatario ultimo di questo modello. Gobbato diede l'incarico a De Virgilio di progettare la Stratos di produzione. Siccome collaboravamo già per l'evoluzione dei motori della Fulvia, no, si creò subito quell'unione di intenti, e allora pensavamo di costruire una macchina con delle caratteristiche naturalmente innovative, ma
specifiche per le corse, infatti lui disegnò subito le sospensioni anteriori e posteriori a quadrilatero, non solo per facilitare i nostri interventi poi durante le gare, pensò di utilizzare lo stesso tipo di sospensione anche nel posteriore, in modo che con un solo ricambio potevo cambiare tutti e quattro i gruppi delle sospensioni. E anche dal punto di vista costruttivo diventava molto più semplice che avere i pezzi specifici. Però purtroppo dopo questo inizio di stretta collaborazione lui fu sollevato dall'incarico, cioè quasi si tolse lui, perché pressato dall'ingegner Camuffo, che era il direttore tecnico della progettazione di serie e di conseguenza il capo di Virgilio, pressato da Fiorio, gli disse che bisognava fare più in fretta. E lui disse: più in fretta di così non si può per lavorare, stiamo lavorando molto velocemente e se non vi va bene i miei tempi mettetene un altro. E Camuffo diede l'incarico a Faleo e lo tolse di Virgilio. E per me personalmente, ma anche per la Stratos, penso io, fu un grosso guaio, perché nacque quella commistione di sospensione a quadrilatero davanti, diverse a quadrilatero ma diverse comunque da quelle che aveva fatto di Virgilio. McPherson dietro, che è stato uno dei grossi problemi della messa a punto della Stratos. Uomini Lancia vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata dedicata a Francesco De Virgilio.